e benvenuti in questo nuovo video. Eccoci qui in un nuovo video in cui parlo di Interrail. Se volete vedere il video principale, quindi quello in cui parlo in generale su come organizzare l'Interrail, ve lo linko giù in descrizione o ve lo lascio anche qua sopra. E invece se volete vedere l'altro video che farò sul budget, ve lo linko sempre in descrizione o ve lo metto qua sopra nel momento in cui uscirà anche quel video. Oggi vi parlo di come organizzare e cosa portare durante l'Interrail. Ricordatevi prima di iniziare di mettere mi piace al video. Prima di vedere questo, magari andate a vedere quello generale che è più interessante per riuscire ad iniziare a organizzarsi e iscrivetevi al canale per rimanere aggiornati. La prima cosa di cui ti devi munire per poter fare questo viaggio è lo zaino. Il mio zaino che ho scelto, che mi sono fatta prendere appunto dai miei parenti per il compleanno, quindi per il mio 18esimo, è uno zaino da 70-80 litri. Vi consiglio di non stare né su troppo poco né su troppo pesante, troppo grande, perché prima di tutto o diventa troppo ingombrante o non ci sta niente di quello di cui avete bisogno. Quindi state su una misura intermedia che vada bene anche col vostro corpo, in modo che sia anche regolabile le spalline, perché sennò poi diventa scomodissimo. E comunque non vi impanicate, so che peserà tanto nel momento in cui l'avrete riempito di vestiti o il necessario, però nelle varie città non rimarrete in giro con lo zaino sulle spalle, cioè solo negli spostamenti comunque ce l'avrete addosso, quindi non vi preoccupate. Calcolate poi nei giorni in cui farete i turisti uno zainetto un po' più piccolo magari per andare in giro, in modo che sia quelli belli che puoi compattare da mettere anche appeso allo zaino da viaggio generale, quindi quello grande. L'altra cosa importantissima da non dimenticare è il sacco lenzuolo. Questo, una cosa piccolissima che occupa veramente pochissimo spazio, che anzi non va messa neanche dentro lo zaino, basta fenderla fuori, come ho fatto io. Sarebbe il sostituto delle lenzuola. Le lenzuola occuperebbero troppo spazio nello zaino per andare nei vari ostelli. Questo è una specie di sacco a pelo leggerissimo, anche perché se viaggiate d'estate non serve roba pesante. E potrei appunto dormire in un posto un po' igienico, no? L'altra cosa super ultra iper importante per poter viaggiare sono le scarpe. Quindi prima di partire bisogna stabilire quante paia di scarpe vuoi portare in base a quello che vuoi fare. Quindi il nostro obiettivo era camminare tanto, quindi ho portato un paio di scarpe comode, belle, sportive, morbide, che potevo anche mettere nello zaino nei giorni in cui non camminavamo, quindi nei giorni di viaggio da un paese all'altro. E poi un paio di scarpe comode magari per quando vi volete viziare, non so, noi avevamo deciso di viziarci una volta in ogni città, quindi 4-5 volte totali, quindi di uscire magari a cena e portarsi una scarpa un po' più elegante. Per viziare intendo avremmo speso 20 euro in una botta di cena. Quindi per esempio, vi cito solo, quando siamo andati a Parigi abbiamo mangiato a 100 metri dalla Tour Eiffel con niente, 20 euro totali, e abbiamo mangiato una bisteccona enorme con le patatine, abbiamo preso il vino, l'acqua, non mi ricordo se anche il dolce, ma vi giuro, cioè, essendo a 100 metri dalla Tour Eiffel non abbiamo speso niente, abbiamo mangiato benissimo. Il resto dei giorni abbiamo sempre preso cose al supermercato, quindi non so, prendere, non so, in Francia la baguette più l'affettato, un frutto ed eravamo a posto. Non servono altri tipi di scarpe perché risulterebbero abbastanza inutili, a meno che abbiate i piedi piatti per esempio, tipo io ho problemi ai piedi, quindi mi sono portata un'altra scarpa per sicurezza. Poi i sandali. Sandali comodi per camminare, perché appunto si sta in giro tante ore al giorno. Ora farò una carrellata di tutto quello che bisognerebbe tener conto da portare, o meglio la lista delle cose che mi sono portata io in viaggio. Non si può partire senza il pass Interrail. Una guida, una mappa. Non ridetemi in faccia, la mappa è importantissima, perché noi nel momento in cui siamo partiti avevano attivato da pochissimo il fatto che si potesse usare internet in tutte le città senza pagare in più oltre alla propria offerta telefonica. Quindi va bene avere internet, va bene avere le mappe, ma è giusto avere anche una guida cartacea. Una penna, perché ogni volta che si viaggia bisogna scrivere che treno si è preso, che bus si è preso, quindi la penna è fondamentale anche lì. Per quanto riguarda i soldi da portare in giro, vi consiglio, non portatevi in giro troppo di cartaceo, ma puntate più sulle carte ricaricabili per esempio, perché nel caso in cui vi rubano qualcosa è meglio poter bloccare una carta piuttosto che far spendere migliaia di euro a chiunque te li prende. E per quanto riguarda le ricaricabili, il mio metodo è stato quello di avere 3 ricaricabili per paura appunto che vi rubassero qualcosa, perché è molto facile quando si viaggia, soprattutto con gli amici, se in giro a divertirsi è molto facile che rubino qualcosa, quindi tenere sempre d'occhio le proprie cose. Il mio metodo era stato tenere una carta nel marsupio che avevo sempre addosso, una carta nascosta in fondo allo zaino principale, quindi quello enorme, e poi un'altra carta nascosta nello zainetto piccolino. Tenere sempre dei documenti in tutti e tre i posti.
posti. Quindi per esempio io avevo la carta d'identità sempre con me, la tessera sanitaria nel posto in cui avevo messo la seconda carta ricaricabile e poi magari un terzo documento tipo la patente se ce l'avete, insieme all'ultima carta di credito. Perché nel caso in cui smarrite i documenti o vengono rubati, dovete avere un modo di farvi identificare, perché sennò è un casino. Come ogni buon traveler, quindi come ogni viaggiatore, è giusto avere un set di coltellino svizzero, forbicine, pinzette per ogni evenienza, anche un kit appunto di cerotti oppure medicine in caso di emergenza. Che però ricordatevi, se andate nei musei, lasciate il set di coltellino svizzero o altro in ostello, perché sennò nei musei non vi fanno entrare e passate per terroristi. Se fate viaggi lunghi e vi risulta comodo, potete portare un cuscinetto per dormire. Vabbè, ovviamente telefono, caricabatterie, cuffiette per il viaggio, anche se noi abbiamo cercato di parlare il più possibile durante il viaggio oppure dormire, quindi recuperare le forze. Ovviamente appunto perché si viaggerà e si camminerà tanto, un profumo, un bel deodorante non fanno mai male, no? E poi anche una saponetta di scorta, perché non sai mai cosa puoi trovare in ogni ostello. Vi consiglio anche di portare una borraccia o una bottiglietta, perché così poi nei vari paesi potete riempire l'acqua e quindi evitare di pagare un costo eccessivo di acqua. Fazzoletti sono super importanti mentre si viaggia, perché possono servire per qualsiasi cosa, per entrare nei bagni nel caso in cui manca la carta, ovviamente per soffiarsi il naso, magari tocchi qualcosa di sporco e vuoi pulirti, quindi anche la mucchina ve la consiglio, io l'avevo portata ed è risultata utile. Vabbè, siccome magari volete viaggiare d'estate come ho fatto io, chi porta gli occhiali, portare gli occhiali, ma soprattutto gli occhiali da sole sono vitali nel momento in cui stai tantissimo esposto al sole. La crema solare anche lì la consiglio. Ovviamente per entrare in doccia le ciabatte sono vitali. E siccome non sai mai che genere di tempo puoi incontrare, un ombrellino piccolino bisogna sempre averlo dietro. Parlando invece della parte più intima, bisogna ricordarsi in base a quanti giorni vuoi stare in giro cosa portarsi. Però una cosa importante da considerare è: quando si è in viaggio si possono fare le lavatrici nelle lavatrici pubbliche, no? Con 2 euro fai un lavaggio completo, e noi per esempio abbiamo fatto un lavaggio completo di tutti per 2 euro, quindi in pratica viene a costare pochissimo a testa. Quindi per esempio le mutande, i reggiseni oppure le calze, portatene, ma non esagerate perché tanto li potete lavare. Per quanto riguarda la parte inferiore del corpo, avevo portato 2 leggings al ginocchio, quindi uno nero e uno blu, perché appunto siccome faceva caldo era giusto avere pantaloncini corti, ma non troppo corti perché nel momento in cui viaggi ti siedi in tanti posti non vuoi venire a contatto con cose magari anche bollenti, non so, per esempio mi immagino la panchina e il sole, quindi è giusto avere pantaloni al ginocchio. Poi avevo portato leggings lunghi grigi, leggings neri e un altro paio di leggings morbidi, lunghi, perché va bene che è estate, ma mi sembrava giusto stare in giro con qualcosa di comodo. Poi ho comunque portato 4 pantaloncini corti, di jeans, morbidi e altro, per poter alternare un po'. Per quanto riguarda la parte superiore del corpo, avevo portato 3 magliette sportive, 3 magliette generali, una maglietta a mezze maniche lunghe, 2 canottiere e un body, che se voi considerate 15 giorni è veramente poco. Però appunto, come avevo già detto, le cose più o meno a metà viaggio le abbiamo lavate, quindi non esagerate, basta poco, tanto dovete viaggiare, non importa come siete in giro. Cosa importantissima, le canottiere le sconsiglio, va bene che fa caldo, ma stai in giro tutto il giorno con lo zaino e dopo un po' le spalline fanno veramente male se sei in giro con la canottiera. Per quanto riguarda l'organizzazione dei vari vestiti, io avevo diviso tutto in sacchetti con delle etichette, con scritto cosa c'era in ogni sacchetto, ovviamente sacchetti trasparenti, perché così non disfavi lo zaino ogni volta che entravi in un ostello. Ma bastava tirar fuori il sacchetto e sapevi già cosa avresti indossato senza fare casini. Poi ovviamente la roba da bagno come spazzolini, spazzola, accappatoio, shampoo, balsamo, dentifricio, bagnoschiuma e saponetta. Poi trucchi potreste anche farne a meno. Io avevo portato un mascara e un correttore perché mi vergognavo altamente di andare in giro completamente struccata. Però ricordatevi che è un viaggio di divertimento, non serve andare in giro vestite da supermodel. Ovviamente un asciugamanino ce lo volete avere sempre dietro. E poi in base ai paesi che volete
volete visitare, considerate se portare o no l'antizanzare. Per esempio, noi è andata bene, non l'abbiamo portato per scelta e infatti non è servito. Poi comunque bisogna ricordarsi che qualsiasi cosa manca si può sempre comprare, però risulta qualcosa di fuori dal budget. E appunto per il budget ho fatto un video, ve lo linkerò qua sotto nel momento in cui uscirà. Io avevo portato anche una camicetta nera, una torcia nel caso in cui fossimo andati in giro la sera. Era una torcia veramente microscopica, se ve la faccio rivedere ridete troppo. Avevo portato un vestito per essere un minimo carina, almeno le sere in cui uscivamo, magari a cena. Ovviamente se volete portarvi una crema per la sera, perché comunque se state tanto al sole è giusto mettere una dopo sole, una crema comunque idratante. La consiglio, i miei amici non l'hanno portata perché non gli interessava, però comunque un minimo di cura per il corpo secondo me ci vuole. Soprattutto quando lo stanchi così tanto a stare in giro tutto il giorno, bisogna dargli un qualcosa per riprendersi. Per dormire una maglietta e dei pantaloni qualsiasi vanno benissimo. Vi consiglio, portate sia pantaloni corti che lunghi da usare per la notte, perché non sai mai quanto freddo farà. Puoi dormire benissimo anche solo in maglietta, però è una vostra scelta. Di felpe io avevo portato una felpa arancione e un maglioncino, perché comunque è estate, quindi a meno che inizi a piovere non serve chissà che cosa. Un kiwi, perché se inizia a piovere appunto avete bisogno di ripararvi. Io avevo portato anche una giacca di pelle e una giacca leggerissima, che era una sorta di kiwi però un pelino più pesante appunto per anche il vento. E per esempio le giacchine varie io le avevo appese fuori dallo zaino, perché dentro sia non ci stavano, ma anche perché volevo dedicare il dentro a cose più importanti. Le giacche le puoi benissimo appendere fuori dallo zaino. Una sciarpina, sempre per quanto riguarda il vento è giusto averla. Un caricatore portatile e poi io avevo portato anche un costume, che nel nostro caso non è servito, ma se volete trovare una piscina o c'è un lago o qualcosa nel posto che andate a visitare, mi sembra giusto avere dietro un costume. Se questo video vi è piaciuto ricordate di lasciare un mi piace, di iscrivervi al canale per fare parte della famiglia e anche perché non volete perdervi i prossimi video. Ricordatevi di seguirmi su Instagram e soprattutto Facebook, ma vi lascio anche gli altri link dei social qua sotto in descrizione. E noi ci vediamo nel prossimo video.